La parabola del buon grano e della zizzania, insegna Papa Francesco, affronta il problema del male nel mondo e mette in risalto la pazienza di Dio. Anzitutto dice che il male che c'è nel mondo non proviene da Dio, ma dal suo nemico, il maligno, che va di notte a seminare la zizzania, nel buio, nella confusione. Ha seminato il male in mezzo al bene, così che è impossibile a noi uomini separarli nettamente. Ma Dio, alla fine, potrà farlo. Poi evidenzia la contrapposizione tra l'impazienza dei servi e la paziente attesa del proprietario del campo, di Dio. Noi a volte abbiamo una gran fretta di giudicare, classificare, mettere di qua i buoni, di là i cattivi. Dio invece sa aspettare. Egli guarda nel campo della vita di ogni persona, con pazienza, con misericordia. Vede molto meglio di noi la sporcizia e il male, ma vede anche i germi del bene e attende con fiducia che maturino. Dio è paziente, sa aspettare. Ma attenzione, conclude Papa Francesco, la pazienza evangelica non è indifferenza al male. Non si può fare confusione tra bene e male. Di fronte alla zizzania presente nel mondo, il discepolo del Signore è chiamato a imitare la pazienza di Dio. Alla fine, infatti, il male sarà tolto, eliminato, e tutti noi saremo giudicati con lo stesso metro con cui abbiamo giudicato. La misericordia che avremo usato verso gli altri sarà usata anche con noi, con ciascuno di noi.